Ma una cosa che in realtà mi fa più paura del terrorismo è la disoccupazione, la mancanza di prospettive. Sì, sicuramente è questo che mi fa più paura del terrorismo. Ciao, mi chiamo Maria Vittoria Messeri, ho 27 anni, sono nata a Palermo, non sono cresciuta a Palermo, diciamo che ho iniziato a viaggiare dall'età di 6 anni. Dunque, io non credo di sentirmi italiana. Sicuramente mi sento molto europea, cioè, avuto modo di lavorare qui a Roma, quindi con altri colleghi, sono tutti italiani, sicuramente mi sento diversa da loro. Mentre quando lavoravo al Parlamento Europeo, quindi eravamo tanti cittadini di diversi stati dell'Unione Europea, ecco, lì avvertivo meno differenze tra, il loro modo di pensare e il mio. Il lavoro per me è una delle ragioni di vita fondamentalmente, ma non perché io voglia vivere per lavorare, ma perché io voglio lavorare per poter vivere. Tornando in Italia mi sono resa conto che appunto le condizioni, come dire, soprattutto lavorative, sono dure, molto difficili e di conseguenza quello che mi fa paura è il fatto che pur di avere un lavoro, pur di avere appunto uno stipendio, eccetera, eccetera, l'italiano debba comunque sopportare delle cose che magari all'estero non dovrebbe sopportare. Non mi sento a volte rispettata, a volte non mi sento capita, a volte non mi sento ben voluta, tra virgolette. Sei giovane, sei appena arrivato. Magari non hai le competenze migliori per quella funzione che stai svolgendo, benissimo, allora sei proprio considerato niente, meno di niente. O, tra l'altro, non conosci qualcuno di importante, non sei figlia di qualcuno di importante, allora non vali zero. Sicuramente l'atteggiamento dei miei capi, in tutti gli uffici che ho avuto all'estero, era un approccio sicuramente più umano, ecco, nel senso, ho sempre incontrato persone estremamente carine, gentili, disponibili. All'estero comunque c'è un interesse a fare imparare le cose, ma non in modo, come dire, dittatoriale, ma in modo, diciamo, sono qui se hai bisogno di qualcosa, sono a disposizione, guarda questo, fai quello. Quando c'è un collega nuovo, si sta con questo collega, si chiede, si fa, invece qua era più che altro, è stato più che altro, ah guarda, devi imparare a fare questo, quell'altro, tieni, studia questo, fai questo, guarda. Cioè, totalmente un approccio diverso. Diciamo che c'è un'aggressività maggiore nella comunicazione quotidiana, ecco. Nel mio ufficio devo dire che, a parte appunto i capi, l'età media varia dai 25 ai 35, quindi siamo tutti molto giovani. Come diciamo data anagrafica, poi come mentalità c'è un po' di tutto. Ci sono ventenni che hanno la mentalità di un ottantenne, ma insomma, penso che quello capiti un po' ovunque. Dunque, il ricambio generazionale è necessario, però secondo me se non si accompagna questo ricambio generazionale a un intervento più, come dire, diretto a anche un rinnovamento, diciamo così, culturale, non serve a niente perché se tu non cambi fondamentalmente la cultura, non cambi l'approccio, come dire, che hai alla diversità, anche se sei giovane, cioè anche se metti in prima linea i giovani, appartengono comunque sempre a quel sistema di valori e non, secondo me non ottieni niente, non ottieni il risultato desiderato.